Buongiorno a tutti. Allora, l'idea di questo talk nasce da esperienze fatte su progetti in ambito DevOps di applicazioni Python, ma non solo Python, su OpenShift. Quindi l'obiettivo è far vedere come OpenShift può essere usato come strumento per fare DevOps. Quindi vedremo innanzitutto cos'è OpenShift, qual è la sua architettura di base, vedremo come fare il setup di una semplice applicazione e di come OpenShift si predispone per ospitare applicazioni Python. E vedremo che cosa accade dietro le quinte, cioè in OpenShift quando facciamo il setup. Vedremo poi come parametrizzare il setup di questa applicazione usando un oggetto chiamato template e quali sono le integrazioni che possiamo sfruttare tra Git, OpenShift e Jenkins. Vedremo come OpenShift supporta l'Application Lifecycle Management, come può essere usato per fare Application Promotion e un po' di strategie di deployment. Innanzitutto, cos'è OpenShift? Beh, la platform and service di Red Hat. Nasce nella versione 3 come Origin, progetto open source basato su un insieme di altri progetti open source: Kubernetes, Docker, Atomic. Per trasformare, diciamo, un orchestrator come Kubernetes di pod in una platform as a service, OpenShift aggiunge una serie di add-on che poi vedremo un po' più nel dettaglio in termini di API objects, in termini di componenti, quindi meccanismo di logging centralizzato, un Docker registro interno, uno strato di software defined network, una nuova web console, eccetera. Quindi il focus non è quello della orchestrazione di pod, ma bensì di quello di supportare l'application lifecycle management e di fare automation. Essendo sponsorizzato da Red Hat, ovviamente esiste una versione enterprise di OpenShift che è Red Hat OpenShift Container Platform. Allora, in questa slide ho voluto un po' riassumere le differenze tra Kubernetes e OpenShift in termini di funzionalità, di oggetti e di componenti. Allora, abbiamo detto Kubernetes, il focus di Kubernetes è fare orchestration. Quindi, a partire da image all'interno di un Docker registry, utilizza una serie di oggetti che posso andare a definire per fare il deploy di pod a partire dalle image. Gestisce volumi persistenti che posso agganciare ai miei pod, mi permette di customizzare la configurazione delle mie applicazioni tramite oggetti tipo SQL, config map, di descrivere come qual è il servizio che l'applicazione espone e di fare il load balancing e infine di esportare questo servizio verso l'esterno. OpenShift rivede alcuni di questi concetti, di questi componenti, più che altro sostituisce l'ingress controller di Kubernetes con un componente chiamato router che configuro creando oggetti di tipo router, standardizza lo strato di software defined network mediante Open Virtual Switch, sostituisce la web console, introduce il concetto di utenti, gruppi, ruoli nell'ambito di progetti e soprattutto introduce una serie di funzionalità, componenti e oggetti per produrre delle image a partire dal codice sorgente. Quindi introduce una metodologia, aggiunge un Docker registro interno e aggiunge degli oggetti per descrivere come devo fare il build per rappresentare la mia image in tutte le sue versioni all'interno del Docker Registry e per descrivere come devo fare il deploy. Allora, a livello architetturale, OpenShift si basa su Atomic Cost a livello di sistema operativo e software di base o nella versione Enterprise su RHEL. Prevede una serie di master node che erogano le funzionalità relative alle API, quindi espongono i servizi relativi alle API, all'autenticazione, data store, le funzionalità di scheduling, management, eccetera. Un gruppo di node che si occupa invece di eseguire effettivamente i pod contenenti le applicazioni,
e un terzo gruppo di infranode uguale al precedente, che è dedicato all'esecuzione di pod di infrastruttura, quindi il Docker Registry, i router, i componenti per il logging centralizzato, quindi Elasticsearch, i componenti per la gestione e il collezionamento delle metriche. OpenShift supporta una serie di storage backend per la creazione e gestione di volumi persistenti, supporta cluster, Ceph, NFS, magari Google Cloud, AWS, eccetera. Come creare un'applicazione? Beh, il modo più semplice in assoluto è questo: crea un project, crea un'applicazione usando il comando new app, indicando la URL del mio repository Git, eventualmente una context directory all'interno del repository e dandogli un nome. Ma che fa OpenShift a questo punto? La prima cosa che deve fare è identificare quale strategy di build usare. Come lo fa? Lo fa andando a vedere il contenuto del repository. Se trova un Jenkins file, userà una strategy di tipo Jenkins pipeline. Se trova un Docker file, usa una strategy di tipo Docker. In alternativa, di default, usa source strategy. L'obiettivo di source è produrre la image a partire dal codice. Quindi, step successivo, OpenShift deve capire in quale linguaggio è scritta la mia applicazione. Lo fa banalmente allo stesso modo andando a vedere il contenuto del registry. Se trova un requirements txt, capisce che la mia applicazione è un'applicazione Python. Allo stesso modo, se trova un po' XML, un'applicazione Java, main.go, un'applicazione Go e così via. Cos'altro posso fare tramite il comando new app? Posso fare una serie di cose, tra cui, ad esempio, spostare una serie di variabili di environment per i miei pod in runtime, oppure una serie di variabili di environment da usare in fase di build della image. Ancora posso indicare, posso specificare una data versione di Python da usare. L'unica cosa che il comando new app non fa è esporre il servizio all'esterno. Lo risolvo facilmente col comando gexpose, quindi chiedendogli di creare un oggetto root a partire dal mio servizio, dal servizio dell'applicazione. Bene, se io ho un'applicazione Python, che cosa devo fare per fare in modo che questa possa essere ospitata in OpenShift? Non devo fare praticamente nulla. Abbiamo visto, è sufficiente che il repository contenga un requirements txt. OpenShift prevede per le applicazioni Python 4 modalità di esecuzione, in alternativa e in ordine. Prova ad eseguire la mia applicazione all'interno di Unicorn. Se Unicorn è indicato nella requirements txt oppure nel setup.py. Come entry point si aspetta di trovare un weasel application che posso customizzare configurando una opportuna variabile di source image. Come faccio questa customizzazione? Creo all'interno del repository una directory.source2image, all'interno creo un file environment, all'interno del file environment metto la variabile appModule con l'entry point. Non voglio usare Unicorn, non c'è Unicorn nel requirements txt, ma la mia applicazione è un'applicazione Django. OpenShift la prova ad eseguire come usando il server di Django. Se no, la mia applicazione non usa Django, prova ad eseguirla come una qualsiasi applicazione Python, a partire da uno script Python, default.py, customizzabile con un'opportuna variabile. Ancora, trova.py, prova ad eseguire l'applicazione a partire da uno script bash, anche qui default.sh, eventualmente customizzabile. Bene, che cosa accade quando lancio il comando new app, OpenShift? New app crea una serie di oggetti che servono a fare il setup dell'applicazione. Crea un oggetto di tipo buildconfig. Che cosa fa questo oggetto? Con strategy source, in questo caso, descrive qual è il processo di build della image. Quindi, qual è la image di input da usare, o meglio, l'image string tag di input da usare, Python 3.5, dove andare a prendere il codice della mia applicazione, in questo caso dal repository Git, qual è la image di output da produrre, o meglio, l'image string tag di output, last sample latest. La build config, cosa molto importante, ha dei meccanismi di triggering
che posso usare per avviare un running build, quindi per produrre un oggetto di tipo build. I meccanismi di triggering sono diversi: config change, ossia se cambio la build config, image change, se viene modificato il tag da image di input, e poi abbiamo VTab e generic, che mediante la generazione di un secret mi vanno a generare delle URL che posso usare per triggerare la build dall'esterno. Mi crea un oggetto ImageStream che rappresenta la image della mia applicazione in tutte le sue versioni all'interno del registry, e a questa ImageStream possono far capo n ImageStream tag, una per ogni tag che utilizzo. Crea un oggetto di tipo DeploymentConfig che descrive qual è il flusso di deploy, quindi innanzitutto il numero di repliche che deve creare, qual è la strategy di deployment da usare, in questo caso rolling, e qual è il template da utilizzare per creare i miei pod. All'interno del template dei pod, nella sezione metadata, ci sono delle label, vedremo poi a che cosa servono, e quindi indicando qual è l'elenco di la lista di container da creare, a partire da quale image, quali sono le porte di erogazione del servizio, eccetera. Anche qui la deployment config ha dei meccanismi di triggering di tipo config change o image change. In questo caso che cosa accade? Se modifico il tag flash sample latest all'interno del Docker registry, mi viene triggerato in automatico un nuovo rollout dell'applicazione. Ad ogni deploy, a partire da una deployment config, OpenShift crea un replication controller che a sua volta crea un pool di pod in funzione del numero di repliche. Per finire, NewApp crea un oggetto service. Che cosa serve? A descrivere qual è il servizio. OpenShift mi associa un cluster IP, quindi mi gestisce il load balancing, e il service definisce, quindi ho la descrizione di qual è la porta di erogazione, di qual è la target port, e poi il service mi definisce un selector. Che cosa serve il selector? Per associare dinamicamente a questo service in backend dei pod. Selector indica una serie, un elenco di label con dei valori che devono matchare le label all'interno degli oggetti pod. Beh, che posso fare di più? Posso prendere tutti questi oggetti, metterli dentro un unico contenitore da usare per fare il setup. Questo contenitore si chiama template, che contiene quindi una lista di oggetti che posso customizzare e un elenco di parametri che posso usare per parametrizzare gli oggetti. Al template posso quindi aggiungere altri oggetti, secret, config map, first time volume claim per la richiesta di volumi persistenti. Posso personalizzare ad esempio la deployment config per consumare questi nuovi oggetti che aggiungo, quindi ad esempio per montare, per fare il mount come volume di una config map. Lo posso usare per creare legami tra due componenti applicativi, ad esempio tra un'applicazione web e un database. Inserisco due deployment config nell'oggetto template, chiedo a OpenShift di generare username e password e le pusho nell'environment di entrambi i componenti. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di parametrizzare gli oggetti in un unico contenitore che può essere usato per fare setup su ambienti diversi oppure per fare il setup di applicazioni diverse che siano compliant al mio template. Come li uso? Sempre da command line posso istanziare un template usando comando C, dandogli i valori relativi alle variabili che il template definisce o quantomeno alle variabili required. Questo mi produce una lista di oggetti diciamo in cui vengono risolte le parametrizzazioni che posso usare come input per il comando cgrate che li va a creare all'interno del mio project. La comodità dei template è che li posso mettere a catalogo all'interno di OpenShift, per cui dopodiché li posso usare o da dashboard, quindi da web console, oppure li posso invocare da command line
eventualmente anche facendo anche, diciamo, cross project. Quindi avendo i permessi su project diversi posso usare il template definito all'interno di un project per istanziare, per fare il setup di una mia applicazione in un altro project. Posso fare di più? Sì? Abbiamo visto che una delle strategie di build è Jenkins Pipeline. Bene, in questo caso l'oggetto build.config non descrive come con strategy source il flusso di build della mia image, ma viene usato sostanzialmente solo come un contenitore di un Jenkins file. Nel Jenkins file devo definire, posso scrivere una pipeline Jenkins creando il mio workflow custom. Perché usare una build config? Abbiamo visto che la build config ha tre meccanismi di triggering il webhook. Quindi che cosa posso fare? Posso utilizzare un webhook dal mio server git per istanziare, per avviare un workflow custom all'interno di OpenShift. OpenShift gestisce quel Jenkins file, quel tipo di build config, usando un'istanza di Jenkins che si aspetta ci sia all'interno del project. In questo caso crea la pipeline e allo start di un build avvia l'esecuzione di quella pipeline in Jenkins. Se non c'è un Jenkins, OpenShift ne setappa uno per me utilizzando un template di default. Allo startup Jenkins che cosa fa? L'image Jenkins di OpenShift è già predisposta per creare la configurazione di Jenkins allo startup utilizzando l'environment che OpenShift gli mette a disposizione e eventualmente fa il provisioning di pipeline che sono già state create. L'istanza di Jenkins in OpenShift ha già a corredo il plugin client per OpenShift, quindi per interagire con OpenShift. Questo plugin lo posso usare all'interno della pipeline che vado a scrivere per fare azioni, per interrogare OpenShift o per fare azioni verso OpenShift. Anche in questo caso, scusate. Anche in questo caso, essendo tutto gestito tramite una build config, la posso prendere, quindi Jenkins file è contenuto in una build config, metto la build config in un template e uso i parametri del template per parametrizzare la build config e il Jenkins file. Questo è comodissimo per fare, per raccogliere tutto ciò che servono per fare comandi setup all'interno di un unico template, quindi di un oggetto contenitore. Abbiamo detto che il focus di OpenShift è supportare l'application lifecycle management. Gli step impattati sono più o meno questi. In realtà lì non ho scritto, ho scritto solo git push merge perché ovviamente OpenShift, cioè lo sviluppo dell'applicazione viene fatto al di fuori di OpenShift. OpenShift può essere usato come strumento. L'unica cosa che legame tra la fase di sviluppo e la successiva è il webhook configurato all'interno di Git. Nella fase di build che cosa posso fare? Beh, faccio il build dell'applicazione se necessario, posso configurare un substep di testing, quindi posso eseguire ad esempio unit test utilizzando look post commit previsto all'interno dell'oggetto build config. Faccio la build della image e il push della image su registry. Questo push, abbiamo visto, mi triggera lo step successivo in cui faccio sicuramente il deploy dell'applicazione, ma in cui posso fare, posso aggiungere dei sub-step di pre-deploy e post-deploy in cui vado a fare magari il setup di uno schema all'interno del DB o l'update. Oppure in cui vado a eseguire un run di integration test, ad esempio. Se uso Jenkins, quindi quel flusso lo posso implementare utilizzando la build config e la deployment config, diciamo gli oggetti base per come li abbiamo visti all'inizio. Se uso Jenkins, lo posso customizzare quel flusso
aggiungendo degli step di promotion. E quindi a palle del build, al del build della image, posso fare il deploy dell'applicazione all'interno di uno specifico ambiente, cioè ambiente devel, che può essere setuppato all'interno di una specifica istanza di OpenShift e avere delle specifiche caratteristiche. Tipicamente un ambiente di devel replica uno dei miei pod. In questo step di deploy vado ad eseguire magari test funzionali oppure integration test, quello che voglio. Step di promotion, vado a fare il deploy in un ambiente successivo, magari un ambiente di staging. Questo può essere configurato in un modo diverso, avere caratteristiche diverse, essere setuppato su un'altra istanza di OpenShift magari, e qui magari vado ad eseguire dei performance test. Posso avere replica 10 dei miei pod e su questi 10 pod vado ad eseguire un performance test. Altro step di promotion, posso aggiungere ovviamente tutti gli step che voglio, arrivo a fare il deploy sull'ambiente di production, che magari configuro con pod autoscaling su una terza istanza di OpenShift in cui magari seguo solo dei test di validazione. Bene, vediamo un po' di cose divertenti. Abbiamo visto che posso aggiungere n step di deploy. Che tipi di deploy, che strategie di deploy posso usare? OpenShift ne supporta built-in, ne supporta built-in 2, che sono rolling e recreate. Come funzionano? Allora, rolling deployment consiste nel rimpiazzare le istanze della vecchia versione dell'applicazione con le istanze della nuova versione, una istanza alla volta. Quindi, sostanzialmente, lo step di deploy esploso consiste nel fare scale-in del vecchio replication controller di 1, scale-out del nuovo replication controller di 1, ripetuto alle volte finché il vecchio va a 0 e il nuovo va a n. Posso aggiungere degli step di pre e post deploy utilizzando due hook che Rolling Strategy mi mette a disposizione. Che cosa fa OpenShift? Beh, utilizza un meccanismo di readiness check per validare i pod che crea, quindi per capire sostanzialmente quando il pod è pronto ad erogare servizio. Gestisce, essendo built-in, l'eventuale rollback in automatico. Quindi sostanzialmente quello che fa è un canary deployment, gestito però da OpenShift, quindi eseguito nel minor tempo possibile. Il focus è fare rolling. Quando uso rolling? Uso rolling quando ho bisogno che non ci sia downtime nell'update della mia applicazione e quando l'applicazione è compatibile con la versione precedente. Questo perché per la durata del deploy ho due versioni dell'applicazione in esecuzione contemporaneamente. Recreate. Il focus di recreate è rimpiazzare tutte le istanze della vecchia versione dell'applicazione con le istanze della nuova in uno step. Quindi ho scale in del vecchio replication controller a 0, scale out del nuovo replication controller ad n. A questi due step posso aggiungere uno step di pre-deploy, uno step di post-deploy ed uno step intermedio che posso utilizzare per fare ad esempio una migrazione di dati. Quando uso recreate, quando l'applicazione non è compatibile con la versione precedente, oppure quando il mio pod utilizza un persistent volume con access mode read write once, che quindi può essere usato da un solo nodo, può essere montato da un solo. In questo caso neanche zero ovviamente un downtime. Se uso Jenkins per customizzare il mio workflow, posso implementare altre strategie di deployment. Posso implementare Blue-Green. L'obiettivo di Blue-Green qual è? È fare una serie di step di test di validazione prima dello switch del servizio dalla vecchia alla nuova versione dell'applicazione. Quindi lo step di deploy non è lo step definitivo, ma a valle del deploy posso aggiungere una serie di altri step di
test, validazione, fino ad arrivare al live. Ho due versioni dell'applicazione in esecuzione contemporaneamente, quindi anche in questo caso l'applicazione deve essere compatibile con la versione precedente. Le due versioni sono una versione production e una release candidate. Come implemento questo in OpenShift? Per ogni applicazione creo due service, due oggetti service e due oggetti deployment config. Un'alternativa interessante all'implementazione di Blue-Green ce l'ho nel caso in cui nella mia architettura è previsto un API manager. Tipicamente gli API manager consentono di definire le API usando una tupla di tre URL, public, staging e backend, e consentono di gestire, di fare il versioning su questa tupla. Quindi come lo posso implementare? Modificando la tupla, quindi creando una nuova versione della tupla, modificando il backend e poi facendo promotion di quella versione della mia tupla da staging a production. Senza il API manager lo posso implementare così. Quindi i miei due service, blu e green, due gruppi di pod prodotti a partire da due deployment configuration, blu e green, un unico root. In questo caso la versione production, quindi questo è lo stato che ho a valle dello step di deploy. Quindi ho fatto il deploy della versione green, che è release candidate, mentre il blu è la versione production. A valle dei test di validazione, come faccio lo switch? In un unico step, riconfigurando il router, quindi modificando l'oggetto root per puntare all'altro service, che diventa quindi la versione green diventa automaticamente la versione production, e dell'altra posso fare scaling a zero. Altra strategy che posso implementare. Posso implementare da me un canary deployment. L'obiettivo del canary qual è? Di ridurre il rischio di deploy di una nuova versione dell'applicazione. Lo implemento un po' come Blue-Green, ma a differenza di Blue-Green avrò una fase più o meno lunga in cui due versioni della mia applicazione sono entrambe online. Come lo implemento? Mediante un unico service e mediante due deployment configuration. Anche in questo caso quindi l'applicazione deve essere ovviamente compatibile con la versione precedente. La cosa interessante è che posso gestire la tematica del proxy shard, quindi fare splitting del traffico in termini percentuali tra la vecchia e la nuova istanza dell'applicazione, giocando un po' con le funzionalità di scale in e scale out degli oggetti deployment configuration. Questa è l'implementazione. Questo è lo stato a valle del deploy. Che cosa ho? Un unico pool di pod divisi in due shard. Ho appena fatto un deploy minimale della nuova versione dell'applicazione, un unico pod di 4. Che cosa ho? Che solo il 25% del traffico viene gestito dalla nuova versione, rimanente 75% continua a essere gestito dalla vecchia versione dell'applicazione. Qui si aprono scenari interessanti perché posso fare una serie di test, di verifiche, validazioni, posso prendere delle iniziative in funzione dei dati che acquisisco e modificare lo splitting del traffico facendo scale in e scale out dei due oggetti deployment configuration. Quindi in questo modo ho modificato la percentuale di erogazione del servizio un 50-50 tra la vecchia e la nuova applicazione, fino ad arrivare, questo posso fare n volte, fino ad arrivare alla configurazione target in cui sostituisco completamente l'applicazione. Finiamo con un'ultima strategy di deployment. Quando usare AB deployment? Gli obiettivi possono essere diversi. Il primo può essere fare testing, fare validazione di due o più versioni
nuove della mia applicazione contemporaneamente, oppure ad esempio gestire in una installazione multi-region stretched più configurazioni della stessa versione dell'applicazione. L'idea di base è quella di A/B testing. La differenza di A/B testing, in cui tipicamente gestisco più versioni del codice, in questo caso gestisco più versioni di codice più configurazione. Anche qui il tema del proxy shard lo risolvo giocando con le funzionalità di screen e scale out. Questa implementazione è un po' simile alla precedente, in questo caso avvale del deploy a due nuove versioni. Allo stesso modo posso modificare la percentuale di servizio gestito da ciascuna versione facendo scale in e scale out in base ad opportune verifiche, e fino a che scelgo quale delle due nuove versioni sarà la versione target e la applico alla mia piattaforma, alla mia infrastruttura, arrivando diciamo a questa configurazione finale. Bene, abbiamo finito. Volevo spendere solo 30 secondi per parlarvi della mia azienda. Allora, a parte che System Integrator, che ha sedi a Roma e a Milano, facciamo molte cose, tra cui promuovere tecnologie open source. Siamo partner Red Hat, siamo specializzati in infrastrutture cloud. In questo momento siamo a caccia di persone che hanno voglia di cimentarsi in progetti sfidanti, per cui se siete interessati venite a trovarci al desk, siamo sponsor di Python, andate a cercare ulteriori dettagli sul sito di PythonIt, ma soprattutto venite alla sessione di sabato mattina. Grazie a tutti.